stampa, grazie, innanzitutto grazie per essere venuti. La conferenza stampa era stata convocata per dare un momento di ufficialità all'avvio della campagna referendaria che in realtà è già iniziata il 16 di questo mese. Abbiamo già fatto alcune iniziative in centro città sabato con volantinaggio e oggi appunto per poter diciamo, dare maggior rilievo a questo referendum che ha sofferto inizialmente una sorta di disattenzione, diciamo così, da parte dei mezzi di comunicazione, e questo ci sembra anche l'occasione, lo strumento per poter dare maggior diffusione a questo tema del referendum. Quindi oggi sono io presente, Filippo Bonari, consigliere comunale della lista Sinistra per Cremona, Franco Borgo, il nostro rappresentante in Parlamento, per poter dare alcune informazioni su questa campagna referendaria che si prospetta molto breve, quindi molto intensa, ma posso dire da quello che ho visto sabato a cui la gente si rivolge con molta attenzione e sensibilità. Pensavo veramente di trovare maggiore disinformazione e maggior disinteresse, invece mi sembra che stiamo andando nella direzione giusta. Sinistra Italiana, SEL, che appunto sta dando l'avvio, ha dato l'avvio a questo percorso di costituzione di questa nuova formazione politica nel panorama appunto italiano, la necessità di costruire una sinistra inclusiva, non con un sistema di cartelli elettorali, di accrocchi che nel passato abbiamo visto che non hanno per niente pagato da un punto di vista sia organizzativo che elettorale. Abbiamo appunto fatto un passo indietro dicendo SEL non effettua più il suo tesseramento ma va verso decisamente e con spedizione appunto verso questa nuova soggettività. Il 2, 3, 4 di dicembre ci sarà il congresso fondativo, sarà per cui un momento importante in cui appunto si incontreranno senza dubbio in questi mesi persone, uomini e donne della sinistra, chi è già stato in altre appartenenze, chi invece io penso anche molti perché li stiamo sentendo nei mercati, nelle piazze, sul web, la necessità appunto di questa nuova organizzazione. E per cui con adesioni individuali ci incontreremo non soltanto al congresso, soprattutto in questi mesi ci incontreremo nelle iniziative concrete, nelle battaglie, a partire da questa qua del referendum per dire stop alle trivelle nel nostro territorio nazionale, che vuol dire, come dice il quesito, i mari, ma anche perché tecnicamente poteva essere presentato soltanto su quella realtà, ma che dice anche per tutti i territori che sono coinvolti anche da ricerche comunque invasive e che possono, un referendum che può parlare e senza dubbio parlerà di un nuovo modello di sviluppo, della necessità di un nuovo modello di sviluppo. Noi non possiamo pensare di raggiungere gli obiettivi che ci vengono indicati a livello europeo e sottoscritti anche dal nostro paese, come la direttiva 2020, come l'obiettivo 2050 sui trasporti, quello di spostare il 50% delle merci da gomma sul trasporto ferroviario ed acqua, se non facciamo scelte di fondo serie appunto di riconversione verso appunto un utilizzo migliore del nostro territorio e tutelando il nostro territorio, creando posti di lavoro puliti che possono appunto valorizzare il nostro paese a partire dal turismo, anche parlando del mare, appunto l'economia del mare con queste trivelle in certe zone è pesantemente messa in discussione. E l'altro appuntamento sarà importante, con cui ci incontreremo veramente in tanti e in tante a condividere una battaglia che poi io penso possa anche essere appunto anche una identità per la soggettività politica, quella del referendum costituzionale, ma io penso che appunto di questo potremo anche parlare in modo più diffuso nei prossimi tempi.
chiudo sulla questione dell'acqua, anche la questione dell'acqua è una questione appunto emblematica perché ha portato il Partito Democratico, il partito di governo, ad assumere un atteggiamento che è quello di stravolgere una proposta di legge che è arrivata in Parlamento con 400.000 firme, un'iniziativa popolare che tanti parlamentari hanno sottoscritto di vari schieramenti, compreso parlamentari del Partito Democratico, togliendo il nucleo centrale che è quello della pubblicizzazione del servizio idrico, si va a snaturare quella legge. Su questo noi pensiamo appunto che debba esserci una posizione più chiara da parte del Partito Democratico. Bene ha fatto il Forum per l'acqua a prendere una posizione netta, noi lo sosterremo fino in fondo all'interno delle aule parlamentari. Al referendum sull'acqua pubblica e al tema dell'acqua pubblica, citando semplicemente l'esempio positivo che abbiamo qui a Cremona, nella provincia di Cremona. Una lunga battaglia durata anni che ha portato al referendum e Cremona è uno dei gestori credo migliori in Italia dal punto di vista adesso pubblico ma anche dal punto di vista tecnico. È proprio un esempio di quello che può essere fatto grazie al lavoro di tutti i sindaci del territorio a favore dei cittadini per fornire questo bene importantissimo che è l'acqua. Quindi spero proprio che i lavori in Parlamento portino a una rivisitazione di questo errore che sembra essersi creato e che appunto tutte le forze che hanno lottato per il referendum trovino la quadra giusta per continuare sulla strada dell'acqua pubblica. Per quanto riguarda invece il referendum del 17 aprile riguardo le trivelle in mare, penso proprio che ci sarà un'attenzione da parte della cittadinanza italiana riguardo a questo tema, perché d'altronde credo siamo molto sensibili come italiani alla questione del mare, alla pulizia del mare, al rispetto delle nostre coste, anche per come è geograficamente strutturata l'Italia. Siamo veramente un popolo che si trasferisce al mare d'estate e ne apprezziamo la bellezza. Rischiare di andare a rovinare le coste con numerose trivellazioni e quindi tutto quello che ne consegue potrebbe essere un rischio che non vale la posta in gioco. Chiaramente tutto dipende se il resto del paese riesce a muoversi in un'ottica di piano energetico diverso, con un modello di sostenibilità che bisogna però cominciare a impostare, perché mi sembra che ancora ci siano dei ritardi su tanti aspetti. Alcuni li ha citati Franco, però manca ancora quella svolta che un mondo che guarda uno sviluppo sostenibile diverso sta ancora aspettando. Ecco, ci sono tante spinte, tanti progetti, anche tante start-up italiane che puntano a una green economy, ma ancora non riescono a prendere piede rispetto alle grandi lobby che per tanti anni hanno puntato a un modello di sviluppo diverso e forse un po' troppo statico.